Allora, ragazzi miei cari amati follower, prima di ogni altra cosa, come al solito, vi voglio ringraziare di essere presenti in ogni video, o quantomeno quasi in ogni video. Osservo i vostri pollici all'insù e questa sera faccio un piccolo video per gli amanti, diciamo così, dell'oscurità, del mondo e della dimensione dell'aldilà, perché qui in Indiana dovete sapere che i cimiteri non sono come se vedete traballare il telefono è perché cammino mentre parlo. E qui in Indiana, in America Indiana, i cimiteri non sono come diciamo in Italia, che a una certa ora aprono e a una certa ora chiudono. I cimiteri si trovano nel bel nulla, Lorenzo, accostate. Tra un giardino e l'altro, come vedete qua c'è un giardino, e a un certo punto un giardino può essere anche un cimitero. Vedete qui davanti c'è un altro pezzo di terra verde, tutto prato, potrebbe tranquillamente essere un cimitero. Ora io sto andando in piena notte. Voi vedete tanta luce perché ho il flash acceso. Sto andando in piena notte per voi, solo per voi, a visitare questo cimitero. Solo per gli amanti insomma, del brivido, diciamo così, perché comunque non c'è niente né di male né di pauroso, perché non ci scordiamo che lì giace solo il corpo o le ceneri degli amati, dei nostri cari, dei nostri amati e via dicendo. Perciò non si parla di spiriti, di fantasmi. È un video pacifico, è un video dove si dimostra il fatto che un cimitero può stare alla portata di chiunque, come su un prato così, come fra pochi secondi vedrete. E ve lo faccio vedere. Da Indiana, traduco in inglese per ci fosse qualche inglese americano, from Indiana. Ok, come vi dicevo, nel bel centro di una strada, sempre in Indiana, e qui inizia il cimitero. Cioè, è un cimitero all'aperto, ma sono tutti così qui in America. Ora vi faccio vedere, sempre e assolutamente con il rispetto non solo degli esseri ancora in vita e cari dei defunti, ma soprattutto dei defunti. Ora entrerò proprio, così vedrete. Pure per far capire alla gente che non bisogna aver paura di certe cose. Le storie, i fantasmi. Queste sono persone che non ci sono più, le quali bisogna avere sempre il massimo rispetto, vedete? Vedete quanti? Non mi va di inquadrare a lungo il nome e cognome delle persone defunte perché non mi pare rispettoso. Però vedete com'è? Sta al centro proprio di un prato, così tra un giardino e un altro, mitica bandiera americana ovunque. Forse le bandiere americane sono per quelli caduti in guerra, credo. Vedete, io sto in mezzo alle tombe, al centro del cimitero, in piena notte. E ognuno di loro, per qualche motivo, ha fatto questo percorso, questa dimensione chiamata vita, e adesso purtroppo si ritrova qui. Tutte tombe così. Non c'è niente, nulla di spaventoso, niente che possa fare. Cimitero. Credo che dove ci sia la bandiera americana siano quelli caduti in guerra, vedete, altra bandiera americana. Guardate quanto è grossa questa. Ok,
Tutto questo era per sfatare un po' il mito di avere il terrore di andare a un cimitero di notte, se ci si va con una piccola preghiera nel cuore sempre, con l'anima pulita e con il massimo rispetto di coloro che si trovano sotto di noi. Guardate questa, sempre con la bandiera americana e i fiori. Ora ci riavviciniamo verso casa, considerando che sto a piedi, sono venuto a piedi. Diamo un saluto, diciamo così, solo questo inquadro. Emma B. Williams. Questa è nata nel 1882 ed è deceduta nel 1922. Pace all'anima sua, che riposi ancora in pace per altri anni infiniti. E salutiamo tutti voi e grazie per averci accolti. Saluto anche tutti voi follower e grazie di seguirmi e spero che questo video vi serva a capire che non c'è niente né di pauroso, né di male, né di brutto. Un abbraccio a tutti, continuate a seguire il canale di YouTube di Greta Stasi. Un abbraccio a tutti.